Allora, ben trovati. Questo è il nostro terzo incontro, 3 di 5, che è la prima parte di una cosa più ampia che riguarda il fatto di tutto questo anno dell'ascolto e tutto questo bellissimo programma che il vostro parroco Don Antonio ha organizzato in questa maniera così solerte e brillante. E allora, noi stiamo al terzo step di un viaggio in 5 puntate che riguarda proprio l'arte di ascoltare, no? Cioè, come si ascolta? E abbiamo detto alcune cose. Innanzitutto ci stiamo servendo di una parabola del Vangelo, la principessa delle parabole. Come ho già detto più volte, dice il Vangelo di Marco: se non comprendete questa parabola, come potete comprendere tutte le parabole? Perché se non avete imparato ad ascoltare, è inutile che te parlo, a fa. Cioè, il problema fondamentale è che questo tema dell'ascolto non è un tema così carino per una meditazione da cattolici annoiati, no. È una cosa che è questione di vita o di morte. Infatti l'appuntamento di oggi si chiama, cioè, se non ascolto muoio. Ma cosa significa? Arriviamoci per gradi. Il punto è che noi abbiamo come centro della nostra esistenza la relazione. Tutto quello che veramente è importante è relazionale. Cioè, l'uomo nasce da una relazione, vive nelle relazioni. La cosa più importante della mia vita è la euforia, la bellezza, la gloria della relazione, che è l'amore. Senza amore che senso ha la mia vita? E l'amore non è come dire, una dimensione individuale. Amare è un verbo transitivo, non si può amare così, astrattamente. Questo implica l'arte di stare in collegamento con qualcuno. Il Signore Gesù non ci ha lasciato un corpo di astrazioni o non so cosa. Il Signore Gesù ci ha lasciato da costruire la Chiesa, che è la convocazione di persone diverse, eterogenee, non affini, che però diventano una cosa sola. Vi ricordo una cosa importantissima: nella liturgia eucaristica ci sono 2 epiclesi. L'epiclesi è il momento in cui si chiede il dono dello Spirito, lo Spirito Santo viene invocato 2 volte. Nel momento in cui si sta per consacrare il corpo del Signore, si chiede lo Spirito Santo sul pane e sul vino. E quella discesa dello Spirito Santo opera la cosiddetta transustanziazione, cioè il cambiamento. Quello non è più pane e basta, ma è il Signore Gesù Cristo nella forma eucaristica del pane e del vino. Ma si chiede lo Spirito Santo anche sull'assemblea, perché diventiamo un solo corpo e un solo spirito, cioè
due volte si trasforma qualcosa in Cristo, il pane e il vino e l'assemblea, perché noi infatti siamo il corpo di Cristo, ma questo non lo facciamo noi, lo fa lo Spirito Santo, e però è la cosa più importante che ci abbiamo da fare. Purtroppo un mare di gente ha un tipo di rapporto con la fede cristiana di stampo individualistico, cioè come se fossimo entrati qua dentro e non so quante centinaia siamo, ma siamo tutti su corsie parallele, come in un supermercato, ognuno va a prendersi una cosa, no? Tu entri dentro un supermercato, ti vai a prendere o yogurt magro, secco, che praticamente là ci hanno messo l'acqua, no? Così, e tu passi a un millimetro dal naso di un'altra persona, di una signora, di un ragazzo, di un padre di famiglia che sta lì, e non esiste. Quelli si chiamano non luoghi sociologici, cioè posti dove se ci stai o non ci stai non se ne accorge nessuno, come sull'autobus, o meglio se ne accorgono se non ci stai perché stanno più larghi, no? Ma grazie, le foto, mamma mia. E qual è il problema? Che noi crediamo di poter stare qui come a un supermercato, dove ognuno va e prende. Guarda che non puoi dire di amare Dio che non vedi, se no il fratello che vedi, cioè se non si stabilisce una relazione, bello, no? Quando c'è il momento della pace, vedi la signora che prima si mette i guanti, no? Perché non si deve sporcare, no? Cioè, dovresti dare vita per quello che c'hai accanto, figurate se non ti puoi prendere un microbo, sorvoliamo. Allora, qual è la realtà? Che noi abbiamo una chiamata alla relazione che poi è la chiamata cristiana, cioè che nessuno va in paradiso da solo, da soli si va all'inferno, magari con 8 rosari addosso e con, cioè, che sprizzi acqua santa, imbustati dei santini e dopo aver mangiato chili di eucaristia, ma da soli, quello è la strada dell'inferno. La solitudine e l'inferno sono la stessa cosa. Quando uno la sceglie la solitudine, quando uno la desidera la solitudine, quando uno in fondo schifa il prossimo, scansa chi c'ha accanto. Allora ascoltare è l'arte di stare in relazione. Eppure sappiamo che non è che semplicemente il problema dell'andare nella solitudine è un problema, boh, non so, etico, è un problema di felicità. Cioè l'unica felicità è quella condivisa. L'unica dimensione appagante della vita è quella dove si scassa il muro, la cortina della solitudine. Allora io com'è che posso arrivare ad essere liberato da siffatta ombra, l'ombra della gabbia del mio ego? Ecco, devo lasciare che l'altro entri. E allora noi in questa parabola del seminatore abbiamo scoperto che esistono 4 terreni e i primi 3 sono problematici, e noi abbiamo visto i primi 2, e nel primo terreno noi abbiamo parlato del bisogno che abbiamo di deassolutizzare la comprensione, cioè chi ascolta solo per capire non ascolta, perché quando ci sta una realtà di qualsiasi genere, ma soprattutto una realtà personale, quando ci stanno persone da ascoltare, ci starà sempre un quorum di incomprensibile, ci sarà sempre una fetta, un QB, come nei bugiardini delle medicine, di roba che non c'entrerai mai, no, cioè l'altro, se lo devi capire e basta, deve essere più piccolo del tuo cervello, manco a te stesso te capisci, manco te stesso te sai ascoltare,
ci sono cose che fai che non te le sai spiegare, ci sono reazioni che restano oscure, impenetrabili, ingovernabili, in certo senso addirittura irrisolvibili. A tutti ci succede di essere comunque un po' i marinai della nostra propria nave, non i capitani, di navigare in un mare di cui non è chiaro molto. Figuriamoci mettersi davanti agli altri e se una cosa non la capisci la rifiuti. Quando una cosa non la capisci, forse non è perché è sbagliata, forse perché non la capisci, forse perché è più grande del tuo sistema o è semplicemente diversa. Se non c'hai, come dire, l'apparato per, non so, per recepire il wifi o il bluetooth non so, o vattene a pesca che, non vuol dire che non c'è sta comunicazione, è che tu non c'hai il wifi, forse esistono altre comunicazioni, no? Se una cosa non la capisci, nella vita quante volte Dio fa qualcosa che noi non capiamo? E non può essere che Dio faccia con noi solamente le cose che capiamo, questa se l'abbiamo detto al primo incontro. Allora bisogna deassolutizzare la ragione, che pure è importantissima. Non è che è sbagliata, è incompleta. Chi te l'ha stretta la ragione? E usala per tutto quello che funge, è utile, ma ci sarà qualcosa dove, se vai con la ragione, figlio mio, te presenti con un bicchiere per accogliere, cioè, 10 litri d'acqua, questo bicchiere non c'entra. Ci abbiamo una scatoletta qua che è piccola piccola, manco Gesù Cristo ha capito la sua croce, la vuoi capire te? Molto spesso la cosa più importante della nostra vita è proprio lì dove la nostra comprensione si ferma. E se mai qualcuno si è sentito amato da te, è perché tu l'hai amato pure quando non lo capivi, pure quando non era chiaro quello che stavi facendo per lui o con lui o non so cosa. Bene, nel secondo incontro noi abbiamo scoperto che c'è un altro terreno, quello dell'entusiasmo, del piacere, dell'euforia, della gradevolezza, dell'essere acchiappati a livello proprio della carnalità, no? Nel primo caso era il seme che cade e non viene assolutamente assorbito perché non compreso, come dice Matteo 13. Nel secondo caso il seme cade dove c'è poca terra, quindi è un po' più umida perché appunto ha a che fare con strati di impermeabilità, perché ha strati rocciosi e non fecondi. E qual è il punto? È vicino alla pietra e subito germoglia, ma dura poco. Come arriva un problema, come sorge il sole quando arriva, dice Gesù, una tribolazione o un dolore o una persecuzione a causa della parola, questi vengono meno. Allora, sono quelli che ascoltano solo se gli piace. Pensano che quel che gli piace sia l'assoluto. Ecco, è impressionante quanto questa cosa qui oggi è la nostra gabbia, perché noi siamo in un'epoca sensuale, siamo in un'epoca dove il comfort, il benessere, la piacevolezza ci stanno ristupidendo. Noi siamo scemi de pace. La causa principale degli incidenti in automobile sono le persone che devono fare qualcos'altro, sono distratti, devono scrivere un messaggio, devono portare avanti delle cose, rispondere a un post, e poi diventano post, proprio post vita, cioè, o fanno diventare altri dei post. E questo è gravissimo, pare che sia appunto la prima causa di... Noi siamo gente distratta, epidermica, superficiale,
senza unificazione, non stiamo nelle cose, non scappiamo in profondità. Quel seme non entra perché non ha profondità. Guarda che sempre, per avere un minimo di tenuta, le cose te devono un po' spaccare, rompe. Se devono far spazio in te, devono ferirti un po' per andare dentro, devono vulnerarti. Non è possibile ascoltare solamente ciò che ci aggrada, ciò che ci piace e ci interessa, ciò che ci piglia. Infatti, se non erro, l'ultima volta facevo l'esempio classico di quelle canzoni che piacciono subito, tormentoni, e che poi non si ricorda più nessuno. Perché? Perché toccano zone erogene immediatamente disponibili della sensibilità e non fanno crescere. L'arte, quella vera, fa crescere. L'arte, quella vera, è un viaggio, è più grande di te e implica un cambiamento, e implica un'evoluzione. No, non possiamo ascoltare solamente quel che ci piace ascoltare, altrimenti restiamo dei poppanti alla fase orale tutta la vita. E conosco molti adulti, molto anziani, che sono dei poppanti, che hanno fatto della loro vita una collezione di cose che gli piacciono e però forse non hanno vere relazioni se non gradevoli, appaganti. Cioè, se può tirare avanti un matrimonio stando costantemente nell'appagamento, ma chi è così scemo da pensare che possa succedere questo? Puoi stare accanto a una persona essendone sempre appagata? Vuoi crescere un figlio avendo sempre solamente soddisfazione e gradevolezza? O non dovrai piangere, o non dovrai passare amarezza, non dovrai perdere il sonno. C'è gente che vuole evangelizzare. Evangelizzare è perdere la vita. Evangelizzare è spaccarsi. Non è che puoi dire una cosa profonda se prima quella non ti ha spaccato a te, non ti ha contestato a te, non ti ha fatto tribolare a te. E che dici? Dire cose carucce, un sacco di gente le dice, bisogna vedere se queste sono feconde. Ci vuole di uscire da, questo, da questa gabbia di comfort in cui viviamo tutti, quella cosa lì che ci rende mediocri. Non si può amare nel comfort, amare non è confortevole. Amare non è comprensibile. E dobbiamo vedere il terzo terreno. Andiamo a vederlo. Lo leggiamo sempre dal nostro caro Matteo, al capitolo tredicesimo. E capiamo un po' lo strano titolo dell'incontro di oggi. Un'altra parte cadde sui rovi. E i rovi crebbero e la soffocarono. Parte dal seme. Quando poi lo spiega, più avanti, vi ho spiegato la prima volta che c'è tutta questa roba qui, dice, quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Allora, vediamo un po' di che si tratta. Quelli che ascoltano la parola, e questa parola non è non è che non la capiscono, ho capito, gli è arrivata, ma come il problema, cioè questa cosa qui, che tu butti il seme ma ce n'è altro di seme quando il seme cade tra i rovi, cioè quando c'è una, cioè, nel primo caso il seme non entra, nel secondo caso entra poco, nel terzo caso entra, ma non entra solo lui. Questo è il problema. Il problema è che il seme della parola
una strana, come dire, condizione. Non accetta altri semi. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutte le forze, tutta la mente. Tutto. È la parola più importante perché è quella ripetuta. Dimmi un po' se si può fare questa dichiarazione d'amore, no? Pensa che un ragazzo ti corteggia così. Io ti amo con parte del mio cuore. Penso a te qualche volta e sto disposto a fare qualcosa per te. Un po' diverso se uno ti dice mi hai rubato il cuore, è tutto tuo, io non riesco che a pensare a te, e quello è un po' preoccupante, perché insomma potrebbe essere uno stalker, no? Every breath you take, dice una vecchia canzone, mazza, è angosciante, eh? E non riesco, cioè per te farei tutto. Allora, quella è una dichiarazione d'amore. Si può amare se non tutto, altrimenti c'è una come dire, una selettività, una discriminazione che non funziona, no? Cioè un pezzo no. Cioè se ti dico se non è tutto, vuol dire che un pezzo del mio cuore non ti ama, un pezzo del mio cervello non ti apprezza, una parte di ciò che faccio non ti riguarda, ho altro da fare. Noi abbiamo il problema del multitasking, no? A noi ci piace fa due cose insieme, è quello della gente che va a sbattere perché maneggia il telefonino durante la guida. È un esempio esistenziale. È tuo padre che ti ascoltava quando gli parlavi, ma continuava a leggere. Emetteva quel suono celeberrimo che i maschi emettono, no? Un marito, un ragazzo, un padre. No? Quindi dici una cosa, dici. Poi sono andato lì, no, diciamo, una coppia di collaboratori bravissimi che hanno fatto, cioè, lei raccontava, dice così, stava davanti alla PlayStation mio marito, padre di famiglia, si era messo con la PlayStation. Io stavo dicendo, ma guarda, siamo dovuti andare a scuola perché c'è stato un problema con il bambino. Poi è successo quest'altro. Ho fatto l'esperimento, visto che, non mi stava ascoltando, e ho provato a dire una cosa senza senso. E poi sono andato a letto con Totti. Lui, che ha fatto Totti? Nemmeno ha sentito la prima parte, insomma, cioè. Ecco, è impressionante, no? Cioè, qual è la realtà? Che uno c'ha il piede in più staffe. Questa ambiguità, gli ambigui, che siamo un po' tutti. Cerchio bottisti dell'esistenza. Che si cerca di stare, di far contenti un po' tutti, no? E soprattutto se stessi. E alla fine si fanno scontenti tutti e soprattutto se stessi. Quella cosa per cui uno c'ha sempre il piano B, c'ha una cosa work in progress di altro genere, no? Se sa mai, poi me faccio pure quello, no? Ci sta questa sindrome da. Per cui uno deve fare tutto, no? Cioè, mi hanno mandato la descrizione di questa sindrome che hanno quelli della mia età, no? Vediamo un po' se lo ritrovo perché è piuttosto divertente la faccenda, no? Eccolo qui, sindrome da attenzione deficitaria attivata dall'età. Decido di lavare la macchina, mentre mi avvio al garage vedo che c'è posta sul mobiletto dell'entrata. Decido di controllare prima la posta, lascio le chiavi della macchina sul mobiletto per buttare le buste vuote e la pubblicità nella spazzatura. E mi rendo conto che il secchio è strapieno. Visto che fra la posta ho trovato una fattura, decido di approfittare del fatto che esco a buttare la spazzatura per andare fino alla banca che sta dietro l'angolo per pagare la fattura con un assegno. Prendo dalla tasca il portassegni e vedo che non ho assegni. Vado su in camera a prendere l'altro libretto e sul comodino trovo una lattina di Coca-Cola che stavo bevendo poco prima e che avevo dimenticato lì. La sposto per cercare il libretto degli assegni e sento che è calda, allora decido di portarla in frigo.
Mentre esco dalla camera vedo sul comò i fiori che ha regalato mio figlio alla mamma e ricordo che li devo mettere nell'acqua. Poso la Coca-Cola sul comò e lì trovo gli occhiali da vista che tutta la mattina che stavo cercando. Decido di portarli nello studio e poi metterò i fiori nell'acqua. Mentre vado in cucina a cercare un vaso e a portare gli occhiali sulla scrivania, con la coda dell'occhio vedo un telecomando. Qualcuno deve averlo dimenticato lì. Ieri sera siamo diventati pazzi cercandolo. Decido di portarlo in sala al posto suo e appoggio gli occhiali sul frigo. Non trovo nulla per i fiori. Prendo un bicchiere alto e lo riempio d'acqua. Intanto li metto qua dentro. Torno in camera con il bicchiere in mano, poso il telecomando e sul comò e metto i fiori nel recipiente che non è adatto naturalmente e mi cade l'acqua. Mannaggia, riprendo il telecomando in mano e vado in cucina a prendere uno straccio, lascio il telecomando sul tavolo della cucina ed esco, cerco di ricordarmi che cosa dovevo fare con lo straccio che ho in mano. Conclusione, sono trascorsi 50 minuti e non ho lavato la macchina, non ho pagato la fattura, il secchio della spazzatura è ancora pieno, c'è una lattina di Coca-Cola calda sul comò, non ho messo i fiori in un vaso decente, nel portassegni non c'è un assegno, non trovo più il telecomando della televisione nei miei occhiali, c'è una macchiaccia sul parquet in camera da letto e non ho idea di dove siano le chiavi della macchina. Eppure tutta la mattinata non ho avuto un momento di respiro. È interessante, no? Sindrome attenzione deficitaria a causa dell'età. Allora, qual è la realtà? Che noi vogliamo fare troppe cose. Che fase questo? No. Aiuto. No. Troppi semi. Troppe dinamiche. Un seme è l'inizio, l'innesco di una vita. Troppa vita che parte. Quante ne vuoi curare? A quante persone vuoi dire di sì? Sapete che ogni sì autentico nella vita corrisponde a un corpo di no? Ogni sì, se non ha i suoi fratellini no, che lo proteggono, muore. Io dico sempre, cos'è il matrimonio? Dici di sì a una donna e di no a diversi miliardi di altre donne. E tutti quegli altri miliardi di no li devi di. E poi dico sempre, ma cos'è il celibato? Semplicemente non c'è quel sì, dici solamente quegli altri no. Insomma, è un no di più, tutto qua. Insomma, è che tutta sta differenza, ecco, uno pensa chissà che complicazione il celibato. Un no di più, insomma, diversi miliardi, uno di più ed è fatta, no? Ecco. E nella vita ci stanno i no. Di cui noi assolutizzanti del cervello e del comfort non siamo assolutamente cultori. Quella cosa per cui tu non sei una persona senza dei no, però dei confini. Cioè, dove finisci tu? Ci stanno delle cose che fai e delle cose che non fai. Ci sono le cose da non fare nella vita, no? Ci sono molte cose che non è assolutamente necessario fare, pure noi siamo gente così, come ho descritto questa sindrome, no? Per cui tu la prima cosa che fai la mattina è accendere il cellulare e quindi arriverà quella cosa su WhatsApp, su Instagram, le news, e tu non ti rendi conto che ha già messo un grano nella macina del tuo cervello, che è la distrazione, che è la dispersione. Non tutte le cose, dice San Paolo, tutto mi è lecito, ma non tutto mi giova. Tutto mi è lecito, ma io non mi lascerò dominare da tutto. E che diamine? Non puoi far tutto. Non puoi avere tutto. Non puoi capire tutto, non puoi godere di tutto, non puoi avere. Noi abbiamo con la tecnologia, oggi come oggi, un delirio, che è il delirio dell'onnipotenza. L'idea che con la tecnologia si risolva tutto. Forse c'è qualcosa che non si deve risolvere. Forse c'è qualcosa che te lo devi sbobbare così com'è. Difficile,
è semplice così com'è. Noi pensiamo che l'importante è fare molte cose, l'importante è fare un mare di esperienze. No, questa non è profondità. Voglio dire, ci stanno le persone che in questo momento stai qui, per esempio, mica stai qua. No, non stai qua. Tu stai qua, ma stai dopo. Cioè, stai già dopo che te mangi stasera. Che fai stasera? Poi, quando finisce per la sto predica, se andiamo a divertire, se andiamo a fare una pizza, andiamo a prendere una pizza qualcuno, non lo so, famo qualcosa. Quando è che stai qui, ma che ne so, magari immediatamente non l'ho visto, ma in genere uno sa così, con gente che si mette a scrivere mentre, durante un incontro, una cosa, no? Tu pensa che sta a parlare con uno e quello si mette a scrivere un messaggio. Come ti senti ascoltato proprio? Allora, ascoltare qualcuno implica povertà. Non è possibile amare senza povertà. Non è possibile amare senza castità. Non è possibile amare senza obbedienza. Chiunque. Non è che questo vi frati. Na. Castità da castigare implica il governo, che tu hai in mano il governo del tuo cuore. La castità non è mica il fatto che non pratichi la sessualità, non esiste la castità degli sposi, che vuol dire che la loro relazione sponsale tutto quanto è castigato, cioè governato dentro l'amore reciproco, incanalato dentro la passione fra questo uomo e questa donna, e quindi tutto il resto è, come dire, lasciato, rinunciato, rinnegato, abbandonato, perso. Si chiama castità, l'amore vero. Come dico sempre, non tutti quelli che sono fedeli amano di certo, tutti quelli che amano sono fedeli, sono casti, sono per te e non sono per altri. E conseguentemente non c'è amore senza povertà. Per avere te devo perdere tutto il resto. C'è il giorno in cui io quello che devo fare è stare con te e che la mia vita vada in malora. Me se chiedono servizi a me, no? A tutto spiano, no? A me come a Don Antonio, come a tutti i preti, stiamo messi così. La gente ci chiede servizi. E tante volte la gente non capisce perché tu non arrivi dappertutto. Perché di fatto le cose non puoi farle da superficiale. Le devi far bene. Fai le cose così, con la mano sinistra, no? Concentrato su un'altra cosa. By the way, così, just in case, no? Ma tengo la possibilità così, la dente te fa pure questo, faccio pure questo. No, se vengo da te e parlo con te, sto solo con te. I monaci orientali hanno una tradizione nella costruzione dei monasteri, perché infatti questo è proprio il discorso dei monaci, monos, uno in greco. Il monaco è la persona unificata, siamo tutti chiamati a essere monaci, cioè siamo tutti chiamati a essere noi stessi. Io sono chiamato a essere Fabio, no 800 cose, uno nessuno e 100.000 alla Pirandello. No, io sono chiamato a essere una persona. Quando parli con me parli proprio con me, non con una mia maschera o con una mia strategia. Interazione col mio cuore, come sta faccio a metterci al cuore? Cioè, tu sta con tutto il cuore. Cosa hai a cuore? Parli, ma vedi ora a casa che ti devi vedere sto firmetto? Per cui aspetti le scorciatoie, le vie d'uscita del discorso, per dire, ah ecco, vabbè, questo lo facciamo un'altra volta, questo lo pensiamo un'altra volta, così uno sta, come dire, latentemente coltivando il disimpegno. Gente così, no? Si sposano, che si sposano? Si è matto, si sposano, sposasse. Ma sto a casa che c'è mamma che mi stira le camicie, oh, un po' capì. Poi capì come mi mette, mi profuma le mutande, dava ora a mia madre. Oh. È così, no? Cioè, no?
ero diventato parroco da non molto tempo. Mi arriva un collaboratore parrocchiale, si presenta, guarda, che? Ma guarda che vergogna, vergogna che? Mi presenta la biancheria, dico, sono poco interessata alla faccenda, no? Non è profumata, eh? E io dove stavo prima era tutto profumato, adesso non è profumato. E una voglia di dire, ma fammo che ta la vita solo la roba per un po' di tempo, così scopri che cos'è tenè a biancheria dei sette uomini sotto la gestione e mo pure profumato. Ma sa che tu col presbiterato ci hai avuto un impatto piuttosto teoretico, figlio mio. Infatti, casino dopo. Allora, qual è il problema? Qui c'è qualcosa di molto serio, cioè uno ha bisogno di essere unificato. Stavo parlando del monastero orientale. Gli ortodossi, quando fanno i monasteri, è buona tradizione che mettano l'acqua lontana dal monastero, l'acqua potabile fuori dal monastero. Tipo, che ne so, se è un monastero in montagna o se fosse qua, posti agresti o cose di questo genere, devi fare 100 metri, 50 metri per arrivare all'acqua, ci devi andare a cabrocca e devi prendere. Perché? E perché sta cosa? Perché non famo? No, perché ci deve essere un momento che va a prendere l'acqua. E fai solo quello. Fai solo una cosa. E non ottimizzi. C'è gente che quando prega intanto risponde ai messaggi. A te pare per pregare quello? Ma sai vuol dire chiudere. Non ci sono per nessuno. È molto importante che tu non ci sia per nessuno tranne che per la persona che hai davanti. È molto importante che quando vivi, vivi, cammini, cammini, mangi, mangi, parli, parli. Pensi, pensi, rispondi, rispondi. Veramente pensiamo tutti quanti che Dio ci misurerà quantitativamente? Quante cose abbiamo fatto? Quante dinamiche abbiamo seguito? Quante cose abbiamo fatto partire? O non sarà forse che ci chiederà conto della qualità? Come abbiamo fatto le cose? Non quante ne abbiamo fatte. Perché per fare tante cose non avremmo questo modello di uno che per 30 anni sta zitto e non fa niente di rilevante. Ma tu pensa, ansioso come sei, quante volte saresti partito un quarto? A 15 anni vai, senti in sinagoga il rabbino che parla, dice una cretinata, tu basta, devo reagire. Ma che? No, non è il mio tempo. Dai, sta fermo. A 22 anni, pensa a Gesù che quant'era tosto a 22 anni, quanto era profondo, quanto era mica robetta, no, devi aspettare 30 anni. Quando devi tacere, taci. Devi tacere 30 anni, stai zitto 30 anni, apri bocca a 12 anni una volta sola, tiè, beccate questo e fa capire che hai già capito tutto. Io devo essere nelle cose del Padre, punto. Non c'è bisogno di dire altro, perché questa è la mia verità. Ecco, voi pensate che cos'è questa ansia da possesso, per cui dobbiamo riempire... Cioè, avete presenti i cassetti degli avari, che c'è sta tutto dentro? Nei cassetti degli avari, cioè trovi le cose spagliate, no? Mezze rotte, non si sa mai. Che non butti via niente. Sapete come si riconoscono i pazzi? I pazzi, no? Andare a fare... facciamo le benedizioni dei casi, gliela fate ancora a fare le benedizioni dei casi, poi Don Antonio e i collaboratori associati, no? Che fate tutte le benedizioni dei casi e tu vai così, i pazzi, quelli che non buttano niente, quelli che tengono le cose, tu vedi i poracci barboni scapocciati, no? Perché il vero disagio è quello mentale, che così, che raccolgono le cose, no?
a un tizio gli avevano liberato un posto dove vivere e gli avevano messo tutte le masserizie delle cose rotte fuori dalla porta di casa. Il giorno dopo sono tornati, non c'era più niente, aveva già pulito, no, aveva ripreso tutto. Pure i mattoni rotti della ristrutturazione, perché poteva perdere niente, un pazzo. Ma forse sto pazzo sei anche tu, che non puoi perdere niente. Quando Gesù manda i suoi discepoli a annunziare la parola, dice che non si possono portare borsa, bisaccia, sandali di riserva, addirittura non devono salutare nessuno lungo la strada, perché devono essere buzzurri, maleducati. Che? No, perché i saluti in Oriente sono complicati, si chiamano salamelecchi, shalom, salamelecchi, salamu, quello lì, no? Non puoi aprire tutti i file che vuoi, non puoi stare, è impressionante, la gente che sta a messa gli squilla il telefono e continua a far squillare il telefono fino a che non esce. Due cose, primo, perlomeno di un attimo così, e non ci allappi con no? Io veramente, quello a me mi suscita violento, bisognerebbe menaglia, cioè il papà giusto per farlo, insomma. È impressionante una cosa. Povero Papa Francesco, un povero anziano di 80 anni con strattoni al momento ci avrà diritto a fare un gesto di reazione. Povero uomo, ma e arrabbiasse, che cavolo, c'aveva tutti i sacrosanti diritti dei vignette che sono girate di tutti i tipi. La più bella è che se vedo un coreano con un braccio il doppio di quell'altro, dice sono il marito di quella donna, c'ha sto vistiaccio, mannaggia, se vede sto braccio più lungo, no, ecco. Però è forte, no? Cioè che c'è sta, che c'è, così. Ma la cosa più forte è, ma perché devi rispondere al telefono durante la messa? C'è qualcosa più importante di incontrare Dio? Interessante, dimmi che è, lo vengo a fare pure io. Se c'è qualcosa più importante di incontrare Dio, dimmi che è, perché vengo de corsa. Io per conto mio ero lavoravo, c'avevo un mestiere, ero ateo, c'avevo così, ho lasciato l'arte, per esempio, ero violoncellista, vissi d'arte, vissi d'amore, ho lasciato l'arte perché ho pensato che incontrare di più sia più importante dell'arte. Ho lasciato, che ne so, il denaro, perché ho pensato che era più importante incontrare Dio piuttosto che far sordi, e ne facevo tanti, sai, al tempo che fu. Perché c'è qualcosa più importante? C'è qualcosa più importante. Sai che c'è una cosa che si chiama appunto selettività, ma quella buona? Non puoi tenere tutti i semi. Non puoi avere tutte il seme buono e le erbacce, che è il grande problema dell'agronomia, no? Che il seme puro è molto raro a trovarsi. E che le erbacce sono più forti del seme buono. E chiunque di voi si è mai dedicato a un orto sa che le erbacce le devi continuamente tagliare, togliere. Certo, la vita spirituale è questa. Hai bisogno di un tergicristallo spirituale. C'è presente quando piove, stai in macchina, pensa se non ti funziona il tergicristallo, vai a far chioppo, a far botto. Perché? Perché devi togliere l'acqua, e però dici ho torta e mi è tornata altra, mannaggia, non dovrebbe venire, viene. Ricrescono le erbacce? Ci sono altri input? C'è un'altra parola? Non c'è solamente il seme della parola buona, c'è anche il seme del maligno, c'è anche un'altra semente nel nostro cuore. Perché veramente voi pensate che la vostra cultura sia di buona matrice per certo? Cosa ha generato la vostra visione di voi stessi, per esempio? La parola di Dio o altro? Cosa ha generato la vostra visione della storia? Della vostra storia personale e della storia proprio del mondo? Chi ha generato, chi ha messo il seme della vostra visione del vostro proprio corpo? Chi vi ha
insegnato a sfuggire all'ira imminente, dice Giovanni Battista ai farisei, cioè che ti ha dato anche una strategia riguardo al futuro. Chi ti ha detto che cosa è bello e cosa è brutto? Ditemi un po', ma oggi chi decide la moda? Il Vangelo? Non mi sembra, né mai è stato, mai. La moda la decide a un principio di ordine carnale. Quel principio di ordine carnale fa sì che tu, per esempio, non ti piaci. Un tempo le ragazze dovevano essere un po' giunoniche, un po' fortine dei fianchi, no? Mo vanno taglia che 40, che deve essere? 38, 36. Vanno senza taglia proprio, ormai, cioè proprio vanno modello palo, no? Cioè, ecco, e tu ti fai schifo perché sei un po' fortina dei fianchi, è così, e non ti piace. C'è stato ragazze che a 16 anni devono rifarsi la plastica, devono fare rinoplastica. Io pensavo fosse un dinosauro, no? Il rinoplastico, no, no. No? No, non sarà che dobbiamo lavorare sull'accettazione del tuo corpo? Non sarà che devi imparare ad accettare sto naso monumentale che te ritrovi da, come dire, da Guinness dei primati? Ma non lo so, poi farai pure la plastica, non lo so, ma mo ci stanno le donne che bisogna dichiarare plastic free, no? Cioè altro che allora, dove porta tutto questo discorso? C'è qualcosa da strappare sempre. Mi sono alzato stamattina e ho dovuto assecondare il piano di Dio su di me, e questo piano di Dio non mi veniva addosso semplice così, come lo dovevo difendere assecondando i no che ero chiamato a fare. Oggi lo dovevo scrivere come un pazzo, ho dovuto spegnere ogni contatto. E la gente che si lamentava, dice: ma com'è possibile che non ti trovi? Non mi trovi. Ma poi io voglio sapere questa cosa qua, sta dittatura del telefono. Tu hai deciso che io adesso devo interrompere quello che sto a fare. Tu mi chiami, sarei libero di non risponderti, no? Non lo so, io ho una causa in corso con il tribunale svizzero, io Fabio, c'è una causa in corso, perché ho un tizio che mi scriveva delle cose assurde e invadenti, gli ho bloccato il contatto su Gmail. Che avrò fatto? Bene, per la legge svizzera questo non si può fare, sono perseguibile legalmente, lo faranno, che ne so, voglio sapere se su un cittadino italiano possono imporre la legge del loro mondo svizzero, vabbè. Qual è la realtà? Perché io non posso dire di no alle persone. Tu hai deciso che mo parli con me, ma forse io no. Che è sta dittatura? Che è sta cosa? Perché bisogna essere disponibili per tutti, sapere tutto, conoscere tutto, fare tutto. Chi l'ha detto? Io posso fare poche cose e le faccio pure male. Io non è buono quello che faccio tutte le volte che sono venuto con voi. Io adesso finisco, devo finire, adesso ho 3 minuti, ma poi devo inforcare la macchina e andare a fare i seminaristi un incontro, perché mi hanno chiesto. Ma non è buono, non si può campare così. E sai che nella vita ci stanno delle cose che non si fanno. Semi da non coltivare, erbacce da strappare. Dicevo, stamattina mi sono dovuto svegliare e c'è una serie di cose che non devo fare, che non c'è nessun bisogno che io faccia, ma anche tu. E qui si parla per esempio delle ansie di questo mondo, no? L'affanno delle ricchezze. E molto spesso c'è questa urgenza di perdere qualcosa. C'è gente che per non perdere 2 soldi perde un fratello, una sorella. Perché? Perché voglio vedere se c'è stata una famiglia qui dove immediatamente o remotamente non ci sia stato un litigio per denaro. E quel litigio per denaro definisce la selezione.
Io non posso perdere i soldi, non posso perdere le cose. Ma l'altro ha sbagliato. Allora lo perdi. Avesse ragionato così Gesù Cristo, e chi si salvava? Non avesse perso tutto, perché unigenito figlio di Dio vuol dire tante cose, anche questo, che è ciò che il Padre gli chiede di essere. Cristo è obbedienza, ma anche io e te siamo obbedienza. Allora, noi abbiamo detto, cioè il titolo di questo incontro è "Se non ascolto muoio", cioè se non seleziono, se non ascolto, se non semplifico, io molto probabilmente andrò a spaccarmi. E infatti cresce la semente e crescono le spine, e le spine soffocano il seme buono. È sempre così. Non te credere, con l'amore è incompatibile il possesso. Nessuno che voglia amare può difendere il possesso, perché è proprio il contrario, l'amore è oblatività, regalo. Per amare bisogna perdere il tempo, le cose, la salute, i sordi. No, io non. Tutto ma no i sordi. Hai il mio tempo? No, no, io ho il mio assetto. Se diventa vecchietti e sclerotici, e se diventa sempre meno capaci di accogliere. Perché? Perché vince l'ansia, infatti l'ansia, si parla dell'ansia del possesso, no? Sta città che dovrebbe essere popolata da milioni, ansio, no? Dovrebbero stare tutti là, no? Tutta la gente che vive di ansie, vive di le preoccupazioni, poi perde niente. C'è una strategia di un'urgenza, come dire, non demandabile: perdere qualcosa, impoverirsi. Dovremmo diventare tutti molto più poveri di come siamo, se vogliamo tornare a essere sereni, se vogliamo disimpicciarci il cervello, la testa. Ci sono delle cose che sono utilissime nella vita, i traslochi. Il trasloco è il momento per buttare un sacco di roba. Tutte le cose che ritrovi, vuol dire che non la usavi, vuol dire che non ti serve, regalala. Ma questo è quello di zia, sì, vabbè, ok, ma zia mo sta più vicina a che mori, cioè che la trovi, piuttosto che adesso con questo attrezzo, insomma, no? Ecco. Non si può difendere tutto. Non esiste una relazione autentica senza povertà, ripeto, senza perdere il resto. Due anni fa, in questi tempi, stavo molto male, non gliela facevo più, e non sapevo perché non gliela facevo più. Ero, in realtà c'avevo incipiente il tumore che poi appunto ho dovuto affrontare. Già ne avevo i segnali, ma non li avevo capiti, e non li avevano capiti nemmeno le persone che mi stavano vicino, neanche i medici, ho sentito profondamente una chiamata di Dio alla semplicità. Me ne sono andato per 6 mesi, sparito, staccato il telefono, non ho avuto contatti. Erano 4 le persone con cui potevo relazionarmi, no? Non di più. E in genere con tutti solamente per via mail. Basta, sono stato 6 mesi solo, in una fraternità logicamente, a pregare, a lavorare, a studiare, a scrivere. È stato bellissimo. Dice, ma non tutti se lo possono permettere. No, è vero, non tutti se lo possono permettere. E non puoi capire che mi è cascato addosso quando sono tornato, no? Poi quando stavo a tornare ho scoperto che dovevo occuparmi appunto del cancro, ma la realtà è che ci stanno, secondo la propria opportunità, uno deve prendere, tagliare tutto. Si dice che nessun matrimonio tiene senza un quarto d'ora al giorno.
un'ora, ma proprio al minimo un'ora a settimana, un giorno al mese e una settimana all'anno, solo per gli sposi. Proprio questo, proprio sta a parlare del minimo, un quarto d'ora al giorno dovete stare solamente te e tua moglie a guardarvi nelle palle degli occhi e a dirvi come va, un quarto d'ora. E poi invece vai a vedere Vespa fino alle due di notte, pensa quanto sei scemo e non hai passato un quarto d'ora con tua moglie, eh? Un'ora a settimana, per un'ora dovete stare solamente, ma perché un'ora a settimana, ma che sarà mai, niente, una sciocchezzuola, è poco. Un giorno al mese, un giorno al mese, fera, bisogna dare fera, bisogna stare te e tua moglie e basta. E i figli vadano in malora, perché dalla coppia nascono i figli non nascono, la coppia non nasce dai figli. Sai qual è la cosa più importante che puoi fare per tuo figlio? Amare tua moglie, amare sua madre. È la cosa più importante che puoi fare per tuo figlio, amare tuo marito. Invece lo disprezzi, addirittura ne parli male a tuo figlio e ti fai le tue piccole vendette con le critichine, le cosette, distruggendogli l'immagine del padre nel cuore, che una donna lo fa in due secondi e ne darà conto a Dio, perché distruggere il padre nel cuore di un bambino è facilissimo, ma è irrimediabilmente drammatico. Allora, un giorno al mese a una settimana all'anno, ma sto a parlare proprio del minimo, cioè che vuol dire? Che no, questo è il tempo in cui io, in questo tempo sto con mia moglie, sto con mio marito, punto. Che fate? Stiamo insieme. E almeno un quarto d'ora al giorno stiamo io e lei da soli e ci diciamo come va. Fosse la sera che preghiamo un momento insieme o che parliamo, è quello che sia. Ma un'amicizia si può coltivare senza selezione? Posso stare con un amico mentre sto con altri? C'è un momento in cui devo stare solo con te. Un lavoro si può fare mentre fai altre cose? No, devi fare quello. E noi invece siamo appunto gente con l'erbaccia. Qual è l'effetto di questa mancata selettività? La morte. Muoiono le cose buone della nostra vita e stravincono le erbacce. E tu ci avrai stoppato di roba sterile e le cose che veramente contano, e poi ti risvegli un giorno e dici: ma com'è che mio figlio non mi ascolta? Non lo so, ti ascoltava a 11 anni. A 16 no, a 15 non te può più vedere. Avevi un altro tempo per parlare, no, ma io stavo a lavorare per lui, no, dovevi parlare con lui. Forse non c'ha bisogno delle scarpe quelle che gli ha comprato fantastiche da 200 euro, forse c'ha bisogno di ruzzolasse sul tappeto con te, quando era piccolino, e fate venire la sciatica e ride con te. Forse ha bisogno di raccontarti qualcosa quando era il momento e tu devi fare: dai, sbrigati, c'ho cose importanti da fare. Sì? Qualcosa è più importante di tuo figlio? Strana sta storia. C'hai una misura dei valori un po' strana. Bene, buon taglio, buona perdita, buon impoverimento. E se adesso io stavo parlando e mentre parlavo una cosa nella testa dice: che miseria, no, ma mica quella, è quella, è proprio quella, no, ma mica che no, cioè, no, aspetta, no, quella no, è proprio quella. O Spirito Santo è stato lassa sta roba, tu dici così, Romano, lassa sta roba, no? E cioè, uno dice: mamma mia, che allora no, devo parlare col prete, ma ho già osai già, senza che sta a fa perde tempo ai preti. Mettiti davanti a pregare bisogna, non fa niente di utile, sta fermi davanti al Signore.
E volete essere cristiani senza pregare? E come si può fare? E volete amare qualcuno senza perdere il vostro, come dire, timetable, la vostra organizzazione di vita? Che il Signore veramente ci conceda di imparare a farci dire le cose, cioè stare zitti fondamentalmente. E adesso dico veramente una cosa di una profondità, che crollerà la Chiesa dalla bellezza e dalla inaspettata acutezza di quel che dico. Per ascoltare bisogna stare zitti. Lo so, è una sapienza acuta, non so, cioè, ecco, sto al pari di Parmenide, Eraclito, sta gente qua, lo so, Aristotele, chi è? Ma chi ha visto? Cioè, ok? Facciamo una preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Buona serata.